that I can hardly speak, and I seem to find. Ciao a tutti unicorni dei miei pensieri, come state? Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono particolarmente euforica e sbriluccicosa, tra l'altro se ve lo state chiedendo sto indossando Diamond Crusher di Lime Crime, è favolosa, l'avevo presa a New York e non ve l'ho mai mostrata perché non c'è stata occasione. E mi sono detta perché non metterla adesso per un video dato che si parlerà di make-up, ed è per questo che c'è questo background. Visto che mi avete consigliato voi di usare il background con i fondali per i video un po' più di make-up, ecco, un po' più professional. E il background della cameretta per i video un po' più chiacchierati, di quelli tipo ehi, i preferiti del mese, oppure parliamo di cose tra donne o uomini o gente aliena. Sono particolarmente euforica. Ragazzi, sono veramente euforico. Perché ho ricevuto tre pacchi da Colourpop. Oh mio Dio, cioè sapete che per me Colourpop è... prima di morire... Vai avanti senza di me. Sono qui oggi per farvi vedere cose di Colourpop che mi hanno mandato, perché non si tratta solo di make up, mi hanno mandato anche una pochette super figa e cioè guardate, poi c'è scritto Made in LA, top. Prima di iniziare volevo dirvi che sì, sta succedendo una cosa sull'altro video di Zion Crane. Se ve lo siete perso vi invito a guardarlo, ma non per altro, perché vi invito a guardarlo così. Ho fatto un giveaway su Instagram, vi ho rimandato a guardare quel video commentando hashtag FairFamily, per regalarvi una cosa, cioè per regalarvi un pacchettino di cose, di trucchi creato da me. La vincitrice estratta è questa! Ve la scrivo nell'info box perché la devo estrarre dopo che monto questo video, quindi in questo momento non lo so. La vincitrice, il vincitore, insomma, è nell'info box. Complimenti, mandami i tuoi dati nella mail che c'è scritto sempre nell'info box, così ti manderò il pacchettino. Grazie mille per aver partecipato. A tutti coloro che si stanno chiedendo come fare, se ne farò altri, vi invito a seguirmi su Instagram, perché praticamente cosa succede? Sulle Instagram Stories, così quando mi gira, vi faccio i giveaway che rimandano al video che vi dirò in quel momento, ecco. E non fate i furbetti commentando quello che commentano gli altri, perché molto probabilmente metterò altre cose da fare, quindi se non fate quelle altre cose e commentate solo l'hashtag che vi dico in quel momento o lo copiate dalle altre, no, non si fa, io voglio gente fedele, quindi seguitemi anche su Instagram, che mi chiamo come qui Gloria Fair, normalissimo, e per sapere quando farò altri giveaway del genere. Con questa roba premio fedeltà mi sento molto supermercato. Gloria Fair supermercato. Dove c'è Gloria Fair? C'è casa, c'è gioia. Si può iniziare, direi che si può iniziare. Vi faccio vedere la roba che c'è qua dentro, che è un po' del primo e un po' del secondo pacco. Vabbè, vi faccio vedere prima questa, che è stupenda. Una pochette. Questa è la pochette ed è bellissima perché al suo interno è fatta così, tutta rosa, stupenda, che fa contrasto col jeans. E questa è l'edizione Amanda Steele per Colourpop, infatti c'è scritto anche qui questa bellissima toppa con scritto Weekend Warrior, stupenda, con la zip. E qua ci sono tipo delle robe magnetiche, maschera magnetica. Tra l'altro mi sono cagata in mano anch'io perché pensavo si attaccasse al piercing. Vabbè, sto parlando del video della maschera magnetica, se non l'avete visto ve lo linko qui. Ho un pelucco incastrato, ok. Poi ci sono queste due scatole che sono gli ombretti All Nighter, in questa invece Love Line. Gli ombretti sono 4 per tipo, 4 e 4, 8. Abbiamo imparato un'addizione! Ah, guardiamo che cosa c'è qua dentro, super shock, oh mio Dio, wow. Questo si chiama Static, ve lo farò vedere adesso in dettaglio. È un borgogna scuro metallizzato, no, sì, boh, è strano perché è satin, è metallizzato, cioè guardate quanto è figo. La cialda è super morbida, sembra quasi un ombretto in crema, però appunto quando poi si va a stendere è magnifica la texture, veramente magnifica. Questo si chiama Truth, questo invece è un color champagne, anche questo metallizzato, stessa texture e stesso finish metallizzato, veramente molto molto bello. Questo qua invece si chiama Sequin, è tipo un copper molto chiaro, un rose gold, ecco, quasi color iPhone rose gold, stessa texture, c'è delle pagliuzze, scusatemi, argentate dentro, di brillantini. Mi piacciono un sacco questi ombretti color pop, non pensavo, non vedevo l'ora proprio di provarli perché sapevo che erano strepitosi. Mentre questo qua è matte e si chiama Brady, questo ha la stessa texture, un po' meno scivolosa delle altre. Le altre texture, quelle metal, sono più mussose. E poi c'è questa che si chiama All Nighter, ci sono 4 ombretti, uno Smash, l'altro Vega, 280, Mooning,
apriamo anche questa. Queste invece sono un po' più scuri, un po' più power. Partiamo da lui che si chiama 280. Questo è proprio un color biscotto, come vedete, bello. Super, super scrivente. Poi abbiamo Smash, che è invece un po' più oro top, strano. Mi sto pastrugnando tutta la mano. Un po' più metallizzato, un po' più satin, scusatemi, non tanto metallizzato come gli altri. Poi c'è questo che è stupendo, si chiama Mooning. Oh mio Dio! Cioè, questo è super morbido ed è super scrivente. Pazzesco. Non pensavo che gli ombretti color pop fossero, cioè, morbidi al tatto, che avessero questa texture. E poi c'è questo che si chiama Vega, che è stupendo, veramente stupendo. È un oro bronzo freddo, bellissimo, guardatelo, wow. Ah, ecco, mi ero dimenticata di farvi vedere la cartolina di Amanda Steele, che come vedete indossa le calzerette rosa più fighe del mondo. Ma hanno mandato un po' un mix, perché in realtà ci sono anche quelli di Kathleen Light, che io seguo da una vita. Ci sono questi tre che si chiamano Aquarius, che sono gli Ultra Matte Lip, Ultra Satin Lip e Ultra Glossy Lip. Quindi tipo la stessa tonalità, però con tre finish differenti. Sono questi tre. Tra l'altro che bella la scatola. In realtà ne ho provato solo uno, ho provato l'Ultra Matte, perché sono un amante dei matte e mi piace molto il colore. Non è né troppo aranciato né troppo rosato, è una bellissima via di mezzo che sta bene. Mi sa un po' a tutte, perché è veramente un colore super portabile. Un ultra satin lip, quindi è la stessa tonalità però satinata. Poi c'è l'altro che è l'ultra glossy lip ed è appunto un gloss, quindi rimane lucido. Poi ci sono questi, che sono dell'edizione di Amanda Steele. Guardate che figo. Si chiama appunto Chaps ed è un ultra matte lip. Poi c'è questo che assomiglia tantissimo a un mix che ho fatto io adesso sulle labbra, come vi ho detto inizio video di Lime Crime. È un rosa di base con tutti i glitterini oro, però è molto meno glitterato di questo ed è un gloss, quindi rimane lucido e si chiama Hack. Poi c'è questo invece che è un ultra satin lip, si chiama Jiffy, che carino come nome, che è un nude bellissimo, secondo me è un po' più color carne rispetto all'altro di Kathleen Lights. Sempre per la linea di Amanda Steele c'erano dentro anche questi tre ombretti, che ve li voglio far vedere perché meritano un sacco i colori. Questo qua che si chiama Steele, appunto da Amanda Steele, color rosa chiaro chiaro chiaro, pastello, però ha dei riflessi fucsia e sembra, mi ricorda l'illuminante di NYX. È una texture morbida, una scrivenza pazzesca con questi riflessi fucsia. Questo invece si chiama Hydroplane ed è un blu super metal, anche questo con all'interno i riflessi viola fucsia. Guardate quanto è bello! Spettacolo, anche un po' tipo verde acqua, è stranissimo, bellissimo. E poi c'è il viola che si chiama Ignition, non so pronunciarlo, Ignition, vabbè, non so come si pronunci, ed è tipo un viola con i riflessi argento, sì, argento azzurro, bello. Ma poi, cioè, sotto avevo il blu, guardate quanto sono coprenti, non ho pulito più di tanto, solo swatchato così. Favola! Non vanno via, sono pazzeschi. E poi c'è la palette, che è morbidissima, e questa qua si chiama Weekend Warrior, come che è appunto l'edizione uscita con Amanda Steele, che è il nome anche della pochette. Al suo interno ci sono queste quattro cialdine di ombretti. I colori sono Throttle, Harley, Burnout e Chopper. Sono tutti matte, se non sbaglio, no, tranne il primo. Questo qua è un po' satin, mi piacciono un sacco perché anche con questa palette potete ricreare un look naturale o un look un po' più strong con questi due. Questi hanno una texture differente perché sono pressati e sono, come dire, asciutti, cioè nel senso non hanno la texture come quegli altri, un po' mussosa. Cioè io faccio le cose, però non penso che prima di fare un video, magari è il caso, visto che si parla di make up, che ti porti una bella salvietta struccante. No! Passiamo all'ultimo pacco che ho ricevuto! Allora, questo qua ve l'ho mostrato su Instagram e siete tipo impazzite. È stata lanciata a marzo, il 10, ed è una limited edition tutta arancio per l'edizione primaverile. Infatti si chiama Spring Monochromatic Collection Nectar. Addio, sembrano spaghetti al pomodoro. Cioè, guardate quante. Queste qua sono le Ultra Satin Lip, un po' di Lippy Sticks, che i Lippy Sticks li volevo già provare da tempo. Gli Ultra Satin Lip sono gli stessi, però satinati, quindi quel finish che vi dicevo prima. E ci sono tutti i colori comunque arancio, nude aranciati. Vabbè, esagerato, exaggerated. Spero di averlo detto giusto. Adesso vabbè, ve li swatcherò nel dettaglio. Oh mio Dio, che bello. Scaldano un sacco l'incarnato. E io che sono un cadaverino, secondo me sono molto belli. Guardate che bello. Bello, 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 bello. Di altri satin lip ci sono... Questo si chiama Jacquard. Più arancione. Quindi è proprio più arancione di questo.
sempre satinato, vedete che è più aranciato. Poi c'è questo che si chiama Like Lee, che invece è un color carne, con all'interno un po' di pigmento arancione, che è questo qua, eccolo qua. Poi ci sono loro, che volevo provare da un sacco di tempo, vi faccio vedere, Oversized, e questo qua è il pack esterno. Non è successo niente, assolutamente niente, è brutto. Questo qua è un Lippy Sticks, che è appunto un rossetto, però versione stick. Sono un po' più idratanti, cioè tra tutti i luoghi in cui potevo swatcharvi, proprio qua, che mi devo prendere una storta per farveli vedere. Vabbè, per ogni Lippy Sticks c'è anche la matita in abbinato, quello stesso colore per fare prima il contorno labbra. E poi c'è quest'altra tonalità che si chiama Faded. Wow, questo è stupendo. Questo è tipo un mattone, color mattone rosato, bellissimo. Wow. Super scriventi e idratanti, sì, non seccano. Poi ci sono queste due palette, la The Knockout e questa qua che si chiama Blow Me Away. Una palette di blush pressato, sì, e un highlighter pressato. È fatta in questo modo, dentro è bianca, peccato perché è molto carino l'arancione. E questa qua è la palette, quindi un highlighter aranciato e un blush aranciato. Un oro aranciato, bellissimo anche questo, super scrivente, aggiungo, super scrivente. E il blush è un po' strano, il blush, perché è molto farinoso, però è sfumabilissimo, come vedete, mi piace. Poi c'è questa, la Blow Me Away, che sono ombretti. Cercherò di non rovinare il pack. Eccoli, tipo quell'altra di Amanda Steel. Allora abbiamo Take a Break metallico, poi abbiamo Issues matte, poi abbiamo Centerfold matte e Slim Fit matte, quindi tutti matte tranne il primo, che è metallizzato. Se dovete fare un ordine vi consiglio questi qua singoli. Poi ci sono questi tre, di cui due ombretti Super Shock, quindi la scrivenza quella super pazzesca dalla texture super figa, e poi c'è questo che è Super Shock Chic, tutto super, l'hanno fatta per me questa linea, che ho notato che dico troppe volte super. Non odiatemi. Si chiama Drop of a Hat. Qua l'ho compattato io perché l'avevo trovato un po' distrutto. Però il fatto che sono semicremosi si è compattato abbastanza bene. No, veramente. Io non so se conoscevate, della Pupa avevo questa mega cialdona che era un illuminante. Ed era una texture tipo questi qua di color pop. Poi ci sono i Super Shock Eyeshadow, che vi ho detto prima. Going Rogue è uno champagne. Però, mamma, quanto sono belli! Guardate che scrivenza! Cioè, mo lo voglio usare come illuminante. E poi c'è lui che si chiama One by One. Io ho Giovanni. Questo qua invece è un... è lo stesso colore, però un po' più scuro e sempre sui toni arancio. E poi ci sono due pressed eyeshadow. Questo qua si chiama Sauvage e questo qua si chiama Cutouts. Questi erano tutti i prodotti color pop. Sono veramente un sacco. Sono super contenta, tantissimo. Sono tantissimo... tanto felice. Spero che vi abbia tenuto compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia strappato un sorriso, se così non fosse mi dispiace, se invece vi ho rallegrato la giornata fatemelo sapere con un bel mi piace e commentate, così so appunto che cosa ne pensate di questi prodotti. Vi mando veramente un mega bacione, vi ringrazio tantissimo anche per aver partecipato, grazie ancora. Seguitemi su Instagram e su Fairyland per sapere più fatti miei. Io vi mando un mega bacione, grazie di cuore ancora e ci vediamo al prossimo video. Muah!